Se non fate questi 5 step, non potrete neanche mai immaginare di avere dei soldi da parte. Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare del mio argomento preferito, la finanza personale. Come gestire i propri soldi, come fare un budget, come spendere, dove sbagliamo a spendere, eccetera. Sono qui a mostrarvi come io gestisco i miei income. Prima di iniziare però vorrei chiedervi un favore di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così da aiutarmi a far arrivare questi contenuti a più persone possibili. Parto subito dicendo una premessa, questo non è il miglior modo che esiste, è il metodo con cui io mi sono trovato bene e che tuttora utilizzo. Alla fine del video ci sarà una piccola chicca sul mindset, quindi arriva fino alla fine se vuoi vederla. La prima cosa da sapere per gestire i soldi come un ricco è fare un budget. Durante questo video vi mostrerò come io utilizzo il mio budget mensile, come lo gestisco e che cosa app o sito utilizzo. Il budget mensile è una cosa semplicissima: segnare in un posto tutte, che sia cartaceo, app o sito, tutti gli income, quindi le entrate e tutte le uscite che noi abbiamo durante il mese, quindi giorno per giorno si segnano queste cose, sia quanto che il motivo per cui abbiamo avuto quell'uscita. Cibo fuori, regali, uscita con la fidanzata o altro. Per fare budget ci sono due modi: un foglio Excel, per esempio Google Spreadsheet dà gratuitamente un template per fare un budget mensile, indicandovi alla fine del mese quanto avete risparmiato, la percentuale dei risparmi, dove avete speso e dove avete risparmiato, e quindi se c'è stato o no un profitto. L'altra tipologia sono le applicazioni per cellulare. Esistono molte applicazioni per cellulare, quella che io ho utilizzato e ho provato personalmente si chiama Risparming, è dello youtuber Riccardo Zanetti, che ha fatto insieme alla sua community, che adesso ha cambiato nome. Non esiste un metodo migliore o un metodo peggiore, dovete trovare voi quello che vi sta meglio. Un altro elemento che non può assolutamente mancare nei 5 step per diventare ricco è un conto di emergenza. Createvi un conto bancario, magari smart, così anche gratuito e non lo pagate. E non fatevi spedire la carta di questo conto, così che voi non potete spendere i soldi che ci sono all'interno. Io personalmente utilizzo Tinaba, poiché questo conto corrente permette di non pagare l'imposta di bollo alla fine dell'anno. In questo conto dovrete andare a inserire circa il 20% delle vostre entrate mensili. Per esempio, se prendete al mese 1500 euro, 300 euro li mettete su questo conto qui, e questo conto non verrà toccato. Voi con questo conto ci morirete. Il 20% ovviamente è una percentuale ipotetica, ognuno mette quello che può. Se siete all'inizio e potete mettere più soldi, fatelo perché questo conto vi salverà veramente i cosiddetti in certe situazioni. Ogni qualvolta avete un problema, per esempio bucate una gomma dell'auto, non dovrete intaccare la vostra liquidità, ma avrete questi soldi da parte che potrete utilizzare tranquillamente senza avere problemi. Il target point perfetto per questo conto è avere dai 7 ai 10 mesi di vostro stile di vita all'interno del conto. Se per esempio spendete al mese 800 euro, fate 800 per 7, 800 per 10 e dentro quel conto dovete avere abbastanza soldi per coprire quell'arco di tempo. In questo modo, se voi perdete il lavoro, avete dai 7 ai 10 mesi per ritrovarlo senza andare sotto un ponte o senza chiedere un prestito a qualcuno. Il prossimo step sono gli investimenti. Se vuoi diventare ricco non puoi lasciare i soldi in banca. Devi entrare nell'ottica che devi far lavorare il denaro per te. Investire non è facile, tutti all'inizio hanno fatto degli errori, io in primis. Vi lascio qua nelle schede il video che ho fatto su come investire i primi 100 euro. Il primo motivo per investire i tuoi soldi è che ogni anno tu perdi circa il 2% del denaro che possiedi, o meglio, il denaro perde circa il 2% di valore d'acquisto che hai in questo momento. Cosa significa questo? Se te sul tuo conto bancario hai 1000 euro, tra un anno quei soldi saranno sempre 1000, ma potrai acquistare per un valore di 980 euro. Il secondo motivo è molto semplice: perché te devi guadagnare utilizzando il tuo tempo quando puoi guadagnare facendo lavorare i soldi al tuo posto? Cosa vuoi di più? Ogni mese destinate circa il 15% delle vostre entrate in un pack, piano d'accumulo, e vedrete che in 10-15 anni, cioè nel lungo periodo, avrete una bella somma da parte, perché il pack utilizza l'interesse semplice e l'interesse composto. Ah, una cosa, il pack vi consiglio di farlo sul mercato azionario. Se invece vi interessa un contenuto sul mondo delle criptovalute, scrivetemelo qua sotto nei commenti e provvederò a farlo, perché posso assicurarvi che Bitcoin e le criptovalute in generale possono cambiarvi la vita.
Altro step, le spese mensili. Questo è uno degli step più difficili per chi magari ha già un mutuo o paga già un affitto, perché a meno che sei disposto a cambiare casa, è molto difficile portare a termine questo step. Devi tenere le spese fisse come mutuo o affitto a un quarto delle tue entrate mensili. Se superi la cifra di un quarto, rischi di essere veramente in difficoltà con le tue spese. L'ultima cosa che posso consigliarti è di circondarti di persone giuste. Circondati di persone giuste, circondati di persone che sappiano farti crescere come persona e sappiano motivarti e stimolarti. È inutile avere persone a fianco che ogni giorno ti dicono che non riuscirai in quello che vuoi fare e che non fanno niente tutto il giorno. Io posso darti tutti i consigli del mondo, tutti quelli che vuoi, ma devi essere tu a metterli in pratica. Io non posso farlo al tuo posto. E con certe persone a fianco non è per niente facile. Queste persone si chiamano interferenze. Le interferenze possono essere sia interne che esterne. Interne sei tu a dire a te stesso che non ce la farai perché sei proprio tu che dovresti farcela. E questa è la parte più facile da battere. Quelle esterne vuol dire avere a fianco delle persone che ti buttano di continuo giù e che ti dicono che non ci riuscirai. Prendi una persona come riferimento e fai del modeling. Circondati di persone giuste per te. Inizia a fare piccoli step, leggi 10 pagine di libri al giorno e la sera invece di guardare un film. In un mese 10 pagine al giorno sono 300 pagine, è un libro. Beh, per questo video è tutto, se ancora non l'hai fatto iscriviti e lascia un mi piace e ci vediamo al prossimo video.